Fino a che punto possiamo spingerci per scoprire chi siamo? Dovremmo porci un limite? Oppure cercare la propria identità è una di quelle situazioni in cui il fine giustifica i mezzi? Il problema si verifica quando sei così ossessionato dalla ricerca della verità che finisci per dimenticarti tutto il resto. Non è possibile. Finché è coinvolto nell'incidente. Siete tutti pronti? Salve e benvenuti alla nuova edizione di Un giorno nella vita di. Oggi passeremo una giornata intera niente meno che nella vita di Blake Hill. Allora, pronto a raccontarci tutto della tua vita privata? Sì, certamente. Voglio raccontarvi tutti i miei segreti. Quindi preparatevi, ci sarà da divertirsi. Ma cosa oggi? Finalmente! È ritornato il Blake di sempre. Sì, è ritornato! Potete uscire da quella parte. Grazie. Chiedo scusa, una domanda. Lavora in questo posto da molto tempo? Sì, sì, da molti anni. Quindi avrà sicuramente sentito della barca che è affondata 18 anni fa. Si chiamava i Fratelli Fink. No, quella non me la ricordo. L'unica che conosco è la Fink in solitario. Quella lì. Grazie. Sei stato grande. Sarà una giornata lunga, ma non ti preoccupare. Il programma sarà un successo. Sarà meglio, altrimenti lo farò chiudere. Miranda, prepara i vestiti per le interviste. Voglio un truccatore qui per tutto il tempo. Ogni tuo desiderio è un ordine. Bruno? Sì? Controlla che sia tutto a posto per l'esibizione dal vivo, altrimenti canterò in playback, ma con la band. Sì, sì, tutto quello che vuoi. Ma sei Jake o sei veramente Blake? Sono meglio di Blake. Sono Blake rinnovato. Mi sono reso conto che questa vita è fantastica e sto iniziando a godermela. Parrucchiera? Chi sei? Candy. Grazie mille per l'aiuto. Di niente. Candy, che bel nome. Sei un angelo? Sono morto. Oh, no, no, ti ho tirato fuori dall'acqua perché stavi per affogare. Non sai nuotare, vero? Aspetta, ma sei proprio tu? Io sono... Io... Io non... Non me lo ricordo. Tu sai chi sono? Decidí y hoy te vas. No más dolor, no más llorar. Llego al final. Ya no hay nada que decir. Abrí mi puerta y corrí hasta sentir que estaba lejos.
che so chi sei. Ti conoscono tutti. Davvero? Sono famoso? Certo, sei Blake Hill. E chi è? Dai, adesso smettila. Non è divertente. Ti assicuro. Non so se sono Blake Hill o Hillary Blake. La mia mente ha un vuoto totale. Hai un'amnesia. Hai sbattuto la testa quando sei caduto in acqua. Sono caduto in acqua? Sono molto confuso. Vieni con me, ti aiuto io. Andiamo. Vedi, sei tu, Blake Hill, un cantante famoso. Sei molto conosciuto. Non posso crederci. È una cosa incredibile. Beh, vediamo, facciamo mente locale. Che ci facevi al porto? Non lo so. Come non lo sai? Beh, io so qualcosa. Il fatto che non sai nuotare conferma senza dubbi che sei Blake Hill. Ok, non so nuotare, ma non so neanche cantare. Ma di che stai parlando? Ascolta. Ti dice niente? Mi piace. È la mia voce. Guardiamo il canale musicale. Passano sempre i tuoi video. Speciale su di te. Sono più che sicura che moltissime ragazze farebbero di tutto per essere al mio posto. No, le mie fan sanno bene che in ogni momento sono lì vicino a loro. Ogni volta che ascoltano le mie canzoni o che pensano a me, io sono lì vicino a loro. E quello sarei io. Non esiste. Io non direi mai e poi mai una cosa del genere, con o senza amnesia. Bene, forse è andato in un'altra nazione e non tornerà mai più. Alan, non devi essere felice quando uno studente se ne va. Non capisci? Sono soldi in meno che entrano ogni mese. Quei soldi devono tornare. Cioè, quell'alunno deve tornare. Papà, Jake ha una borsa di studio, non te lo ricordi? Oh. Salve. Oh, ci dispiace molto disturbarla per questo, ma purtroppo non riusciamo a trovarlo. Cosa? Jake non è qui. E dove può essere andato? Sono una vecchia amica di famiglia, per favore, mi dica la verità. Ah, signora, manteniamo la calma, va bene? Sono certo che non è niente. Lei crede? Sono sicura che gli è successo qualcosa di terribile, Katie. Adesso basta. Invece di stare qui a chiederci dove sia, perché non usciamo a cercarlo? Questa è una buona idea, Annie. Per caso sai dove può essere andato? Fanne un'altra. Ciao, sono Annie. Max, posso parlare con Jake? Non credo che possa parlare adesso. È così impettito che non può neanche muoversi. Posso aiutarti io? Blake è sparito. È sparito? Sì, è talmente ossessionato dal suo passato e credo di sapere dove sia, solo che Jake deve venire con me. No, Jake non può uscire, ma io sì. Arrivo subito. Signor Fink? Le giuro che non era mia intenzione. È stato un gesto istintivo quando ho visto che stava per salire sulla barca. Non sono riuscito a controllarmi e l'ho spinto. Sicuro che ha affogato? Non ne sono certo, ma non l'ho visto uscire. Ho pensato... Hai pensato. Tu non puoi pensare. Tu non hai un cervello con cui pensare. Ed è per questo che sbagli sempre tutto, Lacascio, eh? Almeno l'aspetto positivo è che adesso abbiamo soltanto un gemello da controllare. No. Quei due fanno tutto insieme. Di conseguenza, se Jake sparisce, Blake sospetterà che sia opera di qualcuno. Questo mi ha fatto male, maestro Ming. Voglio un rapporto dettagliato della situazione. E non voglio ipotesi, voglio fatti. Chiaro? Procediamo con le spalle, signor Ming. Lei? Signor Fink? Signor Fink, mi dica qualcosa? Mettiti al lavoro, Lacascio! Cerchiamo di ricordare, eri in acqua e stavi chiedendo aiuto. Quindi sono caduto, vero? Credo di sì, e hai perso i sensi. Mi sono tuffata per salvarti. Ti ho tirato fuori dall'acqua e siccome eri incosciente ti ho fatto la respirazione bocca a bocca. Così. Ecco, finalmente so perché ti sei perso. Cosa? Senti, se avevi intenzione di sparire così, potevi almeno dircelo. Ma chi è?
Non ne ho idea. Non l'ho mai vista in tutta la mia vita. Sei più... Ti odio! No, aspetta, Annie! Aspetta! Senti, Annie, non è come credi. Mi hanno raccontato tutto quanto. Blake soffre di amnesia. Non volevo certo farti arrabbiare, Mandy. Ma io mi chiamo Annie. Dobbiamo portarlo subito ad Agua Clara. Perché? Blake non abita certo ad Agua Clara. Senti, lui si chiama Jake. È uno stuntman che gira le scene pericolose di Blake. Scene pericolose? Blake non è un attore. Sì, come vuoi, ok? Ti ringraziamo molto, Kerry. Non è Kerry, è Candy. Visto? Alcune cose me le ricordo, Mandy. Sta zitto e andiamo. Continuiamo con un giorno nella vita di Blake Hill. Voglio farti una domanda molto personale. Blake, hai una ragazza? Beh, allora? Ce l'hai una ragazza? No. No, non ne ho una. Ho centinaia di ragazze. Ogni ragazza che ascolta la mia musica e che viene ai miei concerti, beh, è la mia ragazza. Ma perché non ha detto la verità? Andiamo, Hope, finiscila. Blake ha detto che deve restare un segreto e lo sai. Ero molto preoccupata. Sono felice che tu stia bene, tesoro. Beh, non sta bene completamente. Ha avuto un incidente e ha perso la memoria, Katie. Chi sarebbero queste signore, Mandy? Annie. Sono Katie, tesoro, tua nonna. È meglio che qualcuno lo porti dal neurologo, Katie. Potrebbe aver subito danni cerebrali. Senti, forse sei tu quella che ha subito qualche danno cerebrale. Vieni ad aiutarmi. Ma no, Katie, meglio essere sicuri. Lo sai? Ancora non credo a questa tua improvvisa amnesia. Nemmeno io ci credo. Come potrei mai dimenticare una ragazza come te? Forse potrei iniziare a conoscerti di nuovo e magari stavolta potresti essere la mia ragazza. Amnesia? Non si ricorda niente. Non ricorda chi è né chi sta fingendo di essere. Che disastro. E non è proprio il momento giusto per me. Per te? Ma sei impazzito. Puoi smettere di pensare solo a te stesso. Shh. E mostrare interesse per qualcun altro. Ma a me interessa. Per questo mi sto impegnando a proteggere l'immagine di Blake. Ma non gli serve. Adesso gli serve che qualcuno gli ricordi chi è. E tu dovresti collaborare un po'. Ma se gli dico tutta la verità e lui vuole tornare ad essere chi era, che succede? Che finirà tutto. Così tu tornerai a vivere la tua noiosissima vita. Oh. Bene. Sei un egoista come lo era Blake. Ma... Signor Fink, Jake è vivo e soffre di amnesia. E tutti i suoi amici stanno cercando di fargli tornare la memoria. Non è bellissimo? No, la caccia non è bellissimo. Perché se Jake recupera la memoria e dice a Blake tutto ciò che ha scoperto, siamo nei guai. Capo, deve pensare a rilassarsi, a calmarsi. Non voglio rilassarmi e non voglio calmarmi. Adesso vieni qui. Voglio che tu distrugga ogni minima prova che quei due potrebbero trovare per ricostruire il loro passato. Che dolore insopportabile alla schiena. Maestro Ming! Mi serve subito la sua terapia rompiossa per la schiena, maestro. Senza pietà, eh? Bel lavoro, maestro Ming. Sei solo? Sì, la signora è andata al mercato. Che signora? Quella che afferma di essere mia nonna. Katie, ed è mia nonna. Incredibile. Sembriamo veramente due gemelli. Vi lascio soli, ragazzi. Vado a controllare che nel frattempo non entri nessuno. Tu sei identico a me. Non è assurdo? Sì, ma siamo molto differenti.